In un tardo pomeriggio dell'ottobre scorso, Albert Einstein passeggiava per i viali di Princeton, quando gli capitò una cosa straordinaria. A un tratto, e senza nessuna speciale ragione, con il pensiero correndo qua e là come un cane liberato dal guinzaglio, egli concepì quello che per l'intera vita aveva sperato inutilmente. D'un subito Einstein vide intorno a sé lo spazio cosiddetto curvo, e lo poteva rimirare per diritto e per rovescio, come voi questo volume. Dicono di solito che la nostra mente non riuscirà mai a concepire la curvatura dello spazio. Lunghezza, larghezza, spessore, e in più una quarta dimensione misteriosa, di cui l'esistenza è dimostrata, ma è proibita al genere umano. Come una muraglia che ci chiude, e l'uomo, direttamente volando a cavallo della sua mente mai sazia, sale, sale e ci sbatte contro. Né Pitagora, né Platone, né Dante, se oggi fossero ancora al mondo, neppure loro riuscirebbero a passare. Qualche scienziato solitario, con eroica prestazione mentale, tale almeno è la leggenda, magari per pochi istanti solo, come se si fosse sporto sopra un abisso e poi subito lo avessero tirato indietro, arrivò a scorgere, a vedere e contemplare lo spazio curvo, sublimità ineffabile della creazione. Ma il fenomeno avveniva nel silenzio e non ci furono feste al temerario, non fanfare, interviste, medaglie di benemerenza, e lui poteva dire: ho concepito lo spazio curvo. Però non aveva documenti, fotografie o altro per dimostrare che era vero. Quando però questi momenti arrivano e quasi da una sottile feritoia il pensiero con una suprema rincorsa passa di là, nell'universo a noi proibito, allora di colpo si sciolgono i nostri tridimensionali affanni e ci si sente, potenza dell'uomo, immersi e sospesi in qualche cosa di molto simile all'eterno. Tutto questo ebbe il professor Albert Einstein in una sera di ottobre bellissima, mentre il cielo pareva di cristallo e qua e là cominciavano a risplendere, gareggiando col pianeta Venere, i globi dell'illuminazione elettrica. E benché egli fosse un uomo saggio, che non si preoccupava della gloria, tuttavia in quei momenti si considerò fuori del gregge, come un miserabile tra i miserabili che si accorge di avere le tasche piene d'oro. Ma proprio allora, quasi a punizione, con la stessa rapidità con cui era venuta, quella misteriosa verità disparve. Sono il diavolo Iblis, senti dire a qualcuno, e devo prendere la tua anima. Ma proprio qui, stasera, sulla strada, questo è l'incarico che ho avuto. Einstein si guardò intorno, ma non c'era anima viva. Venere proprio allora tramontava. Senti, dammi tempo un mese. Proprio adesso sei venuto che sto per terminare un mio lavoro. Non ti chiedo che un mese. Ciò che tu vuoi scoprire lo saprai subito di là. Basta che tu mi segua. Non è lo stesso. Che conta ciò che sapremo di là senza fatica. È un lavoro di notevole interesse il mio. Ci fatico da 30 anni. E ormai mi manca poco. Un mese hai detto? Allora va. Ma un mese passa presto.
passò sveltissimo. Mai 4 settimane furono divorate con tanta avidità dal tempo. E soffiò un vento gelido quella sera di dicembre, facendo scricchiolare sull'asfalto le ultime raminghe foglie. All'aria tremolava di sotto al basco la bianca criniera del sapiente. Terminato il grande match? Hai trovato quello che cercavi? Hai schiodato l'universo? Sì, in certo modo l'universo adesso è in ordine. Allora vieni, sei ben disposto al viaggio? Certo, questo era nei patti. Va, va, vecchia canaglia, torna a casa e corri, se non vuoi prenderti una congestione polmonare. Di te, per ora, non me ne importa niente. Mi lasci? E allora perché tutte quelle storie? Importava che tu finissi il tuo lavoro, nient'altro. E ci sono riuscito. Dio sa, se non ti mettevo quella paura addosso, quanto l'avresti tirata ancora in lungo. Buonasera, buonasera a tutti voi. Un applauso a Maria Giulia Scarcella, che ha letto questo racconto, e al maestro Umberto Petrin. Vediamo dopo. Bentrovati a questo racconto cosmico. Adesso io introdurrò 3 professori ai quali porrò delle domande retoriche, perché io ovviamente conosco le risposte, ma farò finta di non saperle per non mettervi in difficoltà. Giusto così, credo, insomma, noi poi siamo una compagnia di giro ormai, facciamo finta di non conoscerci, ma in realtà sono anni che giriamo a parlare di fisica, cosmo, tutte queste cose qua, insomma, vabbè. Entrino i professori. Bell'applauso. Entrino. Ve li presento. Alla vostra sinistra, alla mia destra, la responsabile dell'esperimento Virgo per le onde gravitazionali, professore all'Università di Roma. No, perché professore? Non professore, professoressa. Scelta. Facciamo professoressa, femmina, e quindi professoressa fisico sperimentale. Fisica sperimentale. Restiamo. Vabbè, professoressa Viviana Fafone. Presidente dell'Istituto Nazionale Fisica Nucleare, professore all'Università di Roma La Sapienza, fisico sperimentale, anch'egli, il professore Ferdinando Ferroni. Ne hai sbagliate 2. Perché? Poi questo, perché ho sbagliato? Una perché mi chiamo Fernando. E che ho detto io? Ferdinando. Vabbè, allungavo un po'. Secondo, perché ho abbandonato la amata Sapienza per il Grazzasso Science Institute all'Aquila, ma questo non lo potevi sapere. Ma io no, infatti, qua me lo dovete scrivere le variazioni, così io che ne so, non c'ho il geolocalizzatore, se stai sotto il Gran Sasso e non me lo devi scrivere. Vabbè, salve. E last but not least, il vicepresidente, quindi diciamo sta sotto, vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, professore, a meno che non ci siano stati degli spostamenti sconosciuti, all'Università di Padova. Scegliamo Padova? Facciamo Padova. E confermo, dai. Padova, confermo. E confermo. Fisico teorico. Professor Antonio Masiero. Vabbè, e questa la presentazione l'abbiamo fatta. Io adesso mi ha dato questo sgabello, sembra un po' cortanzo, stasera, attenzione, Cominciamo subito a fare delle domande, Ha mai fatto sesso con un neutrino? No, non so, questa è partita bene stasera. Allora, seriamente, siamo alla 16ª edizione di Bergamo Scienze, mica stiamo qua. Allora,
Parleremo soprattutto di ciò che non sappiamo, penso che sia tantissimo ciò che non sappiamo. Allora, di cosa è fatto l'universo? Che forma ha? Quando è nato? Quando finirà? Ci sono altre vite nell'universo? C'è vita su Marte, soprattutto il sabato sera? Insomma, una cosa però, partiamo dalle certezze, di una cosa siamo certi, se siamo qui e non fluttuiamo in questo spazio è grazie alla forza di gravità, almeno questo lo sappiamo, giusto che ci sì, tiene sì. Qui incollati alle poltrone. Questo sì, lo sappiamo, crediamo di saperlo, diciamo, però è sicuro che noi siamo qui, corpi dotati di massa, chi più chi meno, no? Però sentiamo la forza di attrazione con la Terra, anche la Terra sente viceversa, no? Va bene. E questa cosa poi la conosciamo tutti, perché da bambini quando proviamo a camminare ci alziamo, che facciamo? Cadiamo, no? Per terra. Quindi è veramente, noi nasciamo e cresciamo con questa sensazione della gravità. Ora, chi riuscì a dare una forma matematica a quest'idea, 1600, verso la fine del 1600, Newton, diciamo, formalizzò quest'idea, la sua teoria della gravitazione universale, universale perché? Perché la stessa legge è quella che governa la caduta della mela, no? O il moto dei pianeti nell'universo, quindi è veramente universale. E fu una teoria fantastica, spiegava un sacco di cose, le maree per esempio, o non so, Nettuno non si conosceva e fu trovato perché applicando la teoria di Newton si capì che il moto dei pianeti, quelli noti, non poteva essere quello osservato a meno che non ci fosse stato un altro pianeta in un certo punto, e così fu scoperto Nettuno per esempio. Per deduzione. Quindi, sì, sì, proprio perché altrimenti non tornavano, no? Le orbite invece che i pianeti seguivano. Perché prima di quel momento Nettuno lo conosceva. Nettuno lo conosceva. Chiedo scusa. Anch'io. È così. Oh, e questa cosa è andata avanti per un paio di secoli, anche un po' di più, quando a un certo punto, all'inizio del 1900, nel 1915, è arrivato quel signore del racconto, bellissimo, Albert Einstein, e ha detto no, beh, le cose non stanno proprio così. La gravità è qualcosa di diverso, è una proprietà dello spazio. Ecco. E del tempo anche, ha cominciato a complicare un po' le cose. La forma dello spazio, il fluire del tempo dipendono dalla massa. Noi modifichiamo lo spazio intorno a noi, lo curviamo, è come se, immaginatelo come una membrana, no? un telo, prendiamo una massa, la poggiamo, questo telo si curva. E allora se io prendo una biglia, no? E la lancio, naturalmente... Ah, ma dopo c'è un'illustrazione. Cioè, lo dice, è quella lì. Sì, è quella lì, ma c'è un'animazione che comincia a muoversi, no? Come una pallina in un imbuto. Ma a proposito di gravità, solo a gennaio del 2016 è stata annunciata la scoperta delle onde gravitazionali? Io pensavo che già si conoscesse, perché Battiato parlava di... Beh, ma lui aveva un... No, lui era correnti gravitazionali, sì, no? Era il 97. Lui aveva anche un intuito formidabile. Correnti gravitazionali. Ma cosa sono queste onde gravitazionali? Come le avete scoperte? Prima cosa sono... Viviana ha detto, ha introdotto il concetto di membrana sulla quale tu poggi il sole curva la membrana, tu lanci la pallina, la terra, e quella non può più andare dritta perché lo sai, no? Hai giocato a quei giochetti, insomma. No? Che sposta la membrana. Non sposta, ma gli comincia a girare intorno perché ovviamente è costretta a fare quella traiettoria per una proprietà della membrana, per una proprietà dello spazio. Allora tu immaginati che in un posto lontano, in una galassia lontana, qualcuno prende un pezzo di quella membrana e fa così, la stringe molto, molto forte. Allora, quando la lasci, che può succedere? Che quella comincia a oscillare. Cioè, non c'è un altro modo in cui si possa comportare, non è che si può fermare istantaneamente questa cosa. Quindi questa cosa poi si propaga per tutto lo spazio, perché nessuno la ferma, perché chi vuole che la ferma l'oscillazione? Ma chi è che ha fatto così?
l'hanno fatto due buchi neri che hanno deciso di, che erano innamorati, molto innamorati l'uno dell'altro, e che quindi hanno deciso di fondersi in un'unica cosa, cioè si giravano intorno, no? Prima si giravano intorno lentamente, poi però girandosi intorno turbavano la membrana e quindi emettevano onde gravitazionali, però deboli, a quelle che noi non le avremmo mai viste. Solo che a un certo punto, emettendo onde gravitazionali, questi perdevano energia, quindi si giravano intorno sempre più velocemente e si avvicinavano. Quindi hanno cominciato a emettere onde gravitazionali ben più robuste. Quella è la vibrazione che noi poi abbiamo osservato lontano, lontano, lontano. Per fortuna si attenua proporzionalmente alla distanza, perché se si attenuava come il quadrato della distanza neanche Viviana le vedeva, però si attenuano come la distanza, e quindi lontano, lontano ci hanno fatto un effetto. Nascono comunque da un rapporto sessuale, diciamo, assolutamente, assolutamente. Ma come l'avete però poi... guarda, bada, perché è un fenomeno strano, perché due buchi neri che finiscono in un buco nero, adesso spiegami tu l'analogia, perché se ci riesci. No, non è materia mia, preferisco astenermi sui buchi neri, quindi anzi mi appello in questo caso al professor Antonio Masiero, fisico teorico. Innanzitutto una domanda che non c'entra, ma cioè, loro sono fisici sperimentali, tu sei fisico teorico, chi è più importante tra fisico teorico e fisico sperimentale? Sto per andarmi. No. Perché, proprio vuoi accendere la miccia. Per capire con che abbiamo a che fare, cioè, teorico e sperimentale. Diciamo, la prima risposta è che il teorico pensa dalle idee e poi gli sperimentali si mettono col tempo. Noi scimmia. La mente e il braccio. Naturalmente, se poi lo chiedi all'altra campana, ti dice il contrario, cioè che loro trovano delle cose, poi noi rincorriamo invece a spiegazioni. Diciamo. Sì, allora innanzitutto è stata costruita un'antenna particolare, no? per captare queste onde gravitazionali. Giusto? Sì, un interferometro. L'interferometro che tutti quanti noi abbiamo a casa. E no, ma ne vendono anche delle versioni da tavolo. Da tavolo, sì. Cioè? Sì, c'è un piccolo interferometro. Esiste proprio anche. Ieri mi hanno mostrato. Sì, ma sono arrivate queste onde gravitazionali, dicono appunto i fisici sperimentali, e perché noi non ci siamo accorti di nulla quando sono arrivate? Sono passati già 2 anni. Così. No. Sì. Com'è? Tanto per prima cosa non era semplice crederci, perché Einstein stesso, diciamo che era il papà di queste onde gravitazionali, guardando le sue equazioni, diciamo, aveva capito che c'era questa possibilità, però che ci fosse un effetto fisico, cioè un qualcosa di riscontrabile, non era chiaro. Poi una volta che si è capito che l'effetto fisico c'era, Einstein stesso ha detto, comunque non le troverete mai. Non le troverete mai perché è un effetto molto piccolo. La forza è una malattia dei teorici. Scoprono una cosa e dicono, tanto voi non siete buoni, non la troverete mai. E invece... Ma questo è per stimolarli, capisci? Certo, è sempre importante. Quindi la forza gravitazionale, guarda, è la forza in realtà più piccola che esista. Adesso a noi sembra la più grossa, qua continua a cadere la roba per terra, eccetera. Invece in realtà tra le forze che esistono è la più piccola di tutte. Quindi per questo uno dice, ma come mai siete andati a prendere due buchi neri che si sono messi insieme, eccetera? Non bastava prendere un oggetto, muoverlo velocemente, questo qua è vero, produce... Sta creando onde gravitazionali. Guarda, ci sono onde gravitazionali, perché appunto, come diceva Viviana, quando tu sposti una massa, l'acceleri, questa produce un cambiamento nello spazio attorno e produce queste onde gravitazionali. Ecco, nel caso dei buchi neri, pensati che quando questi due buchi neri si sono messi insieme, uno dice, la massa del buco grande che si è formata sarà la somma della massa dei due che sono messi insieme. E invece no, pensa che hanno perso per strada tre masse solari
che non è una roba di poco conto, diciamo, cioè è una quantità di energia enorme, cioè in quel momento... Che si è trasformata? Che si è trasformata proprio in queste onde. Quindi il motivo per cui loro sono riusciti, vabbè, dai, lo riconosciamo, sono stati bravi a trovarle, è perché appunto c'era questa veramente sorgente di energia enorme. Questi due buchi che si sono aggrovigliati, poi insomma in questi due anni avete continuato a osservare se arrivavano altre onde, sempre da buchi neri, da cose? Diciamo da quel tipo di sorgente ne abbiamo viste 5 in tutto. Come diceva Antonio, sono eventi molto energetici. Il primo che noi abbiamo visto, l'energia tradotta in onde gravitazionali, diciamo 50 volte la luce emessa da tutte le stelle dell'universo, cioè una quantità di energia incredibile. E gli strumenti hanno percepito questa... Noi abbiamo percepito questa piccola vibrazione che è l'onda gravitazionale, che lì dove è stata prodotta non era piccola, ma che poi ha viaggiato per un po'. Veramente un miliardo di anni, e è arrivata qui, e qui veramente l'effetto è stato molto molto piccolo. Abbiamo misurato una, diciamo, vibrazione 1000 volte più piccola del nucleo di un atomo. Bravini a costruire uno strumento che riesce a percepire questa piccola vibrazione. Credo sia tutto chiaro per voi, però se ci fosse qualcuno che non avesse ancora capito, c'è un'animazione di Luca Ralli che serve a riepilogare, facciamo insomma il punto sulla gravità e le onde gravitazionali, vediamo. Che cosa accadrebbe se potessimo muoverci quasi alla velocità della luce? Einstein lo sa. Noteremmo un bel po' di strane cose. Innanzitutto, il nostro orologio avanzerebbe più lentamente. Fenomeni che a velocità normale sarebbero durati poco più di un battito di ciglia diventerebbero più longevi e le lunghezze di treni, ponti e righelli si accorcerebbero. Il nostro, quindi, non è un universo rigido in cui un metro è sempre un metro e gli orologi sono tutti sincronizzati. Lo spazio e il tempo sono flessibili, relativi, per dirla con Einstein, e l'universo è elastico. Possiamo immaginarlo proprio così. Un telo elastico, la cui trama è fatta dall'intreccio delle tre dimensioni dello spazio con la dimensione del tempo. Quattro dimensioni, quindi, dipendenti l'una dall'altra. Una cosa inimmaginabile per noi che, muovendoci a bassa velocità, percepiamo il tempo come un flusso, assoluto e indipendente da tutto. Ma visto che quattro dimensioni sono troppe da disegnare e anche da immaginare, torniamo al nostro gigantesco tappeto di gomma, dimenticandoci per un attimo del tempo. I corpi celesti, con la loro massa, fanno piegare il tappeto. Più grande è la massa e più lo spazio è incurvato e deformato. La Terra, ad esempio, ruota intorno al Sole perché questo, essendo molto massiccio, provoca una grande deformazione dello spazio circostante. Se provassimo a muoverci in linea retta intorno a questo affossamento, ci troveremmo in pratica a girare in tondo. Le orbite funzionano così. Non esiste una vera e propria forza che trattiene i pianeti intorno al Sole. C'è solo la curvatura dello spazio. Per essere più precisi, se recuperiamo il tempo, la nostra quarta dimensione, quello che si incurva per la massa dei corpi è proprio lo spazio-tempo a quattro dimensioni. Le onde gravitazionali, poi, non sono altro che le vibrazioni di questo nostro telo elastico. Sono prodotte ogni qualvolta le masse accelerano, modificando così la deformazione dello spazio-tempo. Qualunque oggetto dotato di massa o energia può dare luogo a onde gravitazionali. Anche noi. Se iniziamo a ballare l'uno intorno all'altro, provochiamo delle increspature nel tessuto dello spazio-tempo, ma sono incredibilmente piccole, impercettibili. Occorrono oggetti molto, molto massicci, che si muovono molto, molto velocemente, per produrre increspature abbastanza grandi da essere rivelate. Come i buchi neri, ad esempio, che nascono quando stelle di grande massa collassano su se stesse, perché le reazioni che le alimentavano si sono esaurite. Nei buchi neri la concentrazione della massa è tale da produrre una deformazione incredibile dello spazio-tempo. E quando un buco nero accelera, le vibrazioni prodotte possono essere ascoltate qui, sulla Terra,
grazie alle sensibilissime antenne gravitazionali. Ecco, sensibilissime antenne gravitazionali, però appunto com'è un milionesimo, cosa dell'atomo, com'è? Ma come avete capito che non era, che ne so, il treno che passava la metropolitana lì vicino? Cioè, qua ci sono delle interferenze, no? Evidentemente, per cui avete dovuto tener conto dei fattori di disturbo, no? Rumori, vibrazioni, onde radio, TV, spread, tempeste solari. Come avete fatto a capire che era proprio l'onda gravitazionale? Beh, perché come diceva prima Antonio, la gravità è la più debole di tutte le forze e le onde gravitazionali viaggiano veramente indisturbate nell'universo. Quando un'onda gravitazionale attraversa la Terra è come se fosse trasparente. Quindi quello che abbiamo fatto è stato di confrontare il comportamento di più strumenti dello stesso tipo. Noi ne abbiamo uno, Virgo, è vicino Pisa, poi ce ne sono altri due negli Stati Uniti. E quindi un disturbo locale è presente nei dati di un singolo strumento, ecco. Ma invece confrontando questi tre che lavorano insieme come un unico osservatorio, beh, l'onda gravitazionale investe la Terra e quel segnale deve essere presente in tutti gli strumenti, no, di questo osservatorio diffuso. E quindi quello è un segnale del passaggio dell'onda gravitazionale. Insomma, tre dei quattro segnali rivelati in questi due anni sono stati emessi dai buchi neri, no? Però appunto... Professor Masiero, questi buchi neri, cioè, ce lo spiegava anche l'illustrazione, ma ci spieghi meglio cosa sono? Cioè, capisci, sì, che è una cosa brutta, cioè un buco nero, insomma, è una cosa che uno meglio tenerselo a distanza, ma come si formano? Che sono questi buchi neri? Sì, dunque, beh, prima si è detto che appunto una massa crea una curvatura nello spazio. Ecco, questa curvatura viene sentita, ad esempio, anche i raggi luminosi passando vicino a una massa vengono curvati, cioè anziché andare in linea retta vengono curvati. Adesso uno può chiedersi, c'è una massima curvatura di questo spazio-tempo, per cui anche i raggi luminosi stessi, che sono gli oggetti più sfuggenti, diciamo, rimangono intrappolati, cioè non riescono più ad uscire. Quindi qualunque tipo di informazione, quindi i raggi luminosi, ma anche qualunque altro oggetto, non riesce ad essere emesso. Ecco. Di nuovo, dalle queste equazioni di Einstein si deduce che ci sia questo tipo di grande curvatura dovuto al fatto che la materia viene a collassare, diciamo, in un punto, quindi una altissima densità provoca questa curvatura massima. Vedo dalla faccia un po' di scetticismo, però è condiviso anche dal signor Einstein. Ma il, sì, quale io e Albert curiosamente, vedi, no, è giusto, sì, anche per, sì, darti coraggio, è condiviso dal signor Einstein, perché lui stesso guarda le sue equazioni, intuisce questo, però di nuovo è scettico sul fatto che esistano oggetti di questo tipo. Cioè, capisci, un conto è vedere una cosa scritta su un'equazione, un conto è che ci sia poi l'effetto fisico di questo. Se ne convince parecchi anni più tardi, e ce ne siamo convinti anche noi, perché allora uno dice, beh, ma guarda, per definizione il buco nero proprio non vedi niente, no? Se non scappa fuori niente, come fai a vederlo? Ecco, lo vediamo non direttamente, ma proprio per quello che provoca, cioè questa curvatura così estrema. Se, ecco, devi stare attento, magari domani mattina, così, cioè, se per la strada, ecco, se incontri, vicino, se no, incontri un buco nero, diciamo, ci cadi dentro. Attenzione, non è vera l'immagine che so che spaventa sempre, dice, mamma mia, c'è sto buco nero che si mangia tutte le stelle. No, ma finiamo molto prima, noi sappiamo che la plastica, il riscaldamento. No, in realtà non è così, diciamo, no, anche se il sole, a parte che non diventerà mai un buco nero, ma anche se diventasse un buco nero, noi faremmo una brutta fine, ma per altre ragioni, non perché siamo risucchiati. L'avremmo già fatto. L'avremmo già fatto, ecco. Oh, abbiamo le onde gravitazionali, sì, no?
Mo che ci facciamo? Cioè la domanda è, uno ha scoperto l'onda gravitazionale. A cosa serve, oltre ad avere dunque, un elemento in più nell'universo? Dunque. Fino a ieri, anzi fino al gennaio 2016, noi quello che sapevamo dell'universo lo sapevamo solo in virtù della luce emessa in tutti i processi variopinti che ci stanno, stelle che emettono luce normale, stelle che muoiono con un grande botto e fanno le supernove che poi emettono tanta luce. E ora, sempre fotoni sono, e i nostri osservatori vedono i fotoni di tutte le energie, per carità, vedono quelli molto energetici, vedono quelli luminosi, vedono le onde radio che sempre fotoni sono. Insomma, è una visione un po' unidimensionale del mondo, no? Dell'universo. Non è che tu riesci a capire tutto vedendo una sola cosa. Le onde gravitazionali cambiano questo scenario perché ti permettono di vedere un altro aspetto, quello dell'emissione di una radiazione dovuta alla gravità, non più dovuta a un fenomeno elettromagnetico. C'è un esempio straordinario, che è l'ultimo degli eventi osservati dalle onde gravitazionali, è un evento in cui non si sono osservati solo l'onda gravitazionale, ma si è osservata anche tanta luce emessa dallo stessa sorgente. Questo ti dice intanto che i due oggetti non erano due buchi neri, perché il buco nero, l'ho spiegato qui, ma sì, è nero, c'è poco da fare, cioè, quello è l'unica cosa che i fotoni proprio non li emettono. Quindi questo è un fenomeno diverso, queste sono, bella questa immagine, sono due stelle di neutroni, sono più piccoline di un buco nero, non sono riuscite a diventare un buco nero perché sono troppo piccole, non ce la fanno, che si sono anche queste però accoppiate bestialmente. L'amore vince su tutto. L'amore vince su tutto, sempre. E essendo stelle di neutroni però, mentre venivano, come dire, distrutte dal loro amore sconsiderato, quando si avvicinano, quelle sono morbide, no? Il buco nero non lo dalla passione, come diciamo. Sì, però quelle sono morbide, quindi si allungano. In quel fenomeno straziante tanta luce viene emessa, no? Cioè tutti i fenomeni elettromagnetici che vengono generati dalle fusioni nucleari, poi c'è dentro c'è di tutto, per carità. E quindi quel fenomeno, due stelle di neutroni che coalescono, mamma mia, e che emettono onde gravitazionali e buchi neri, le onde gravitazionali sono stati quello che ci ha permesso di dire sta lì, no? Perché i tre interferometri, come ha detto Viviana, fanno un puntamento, quindi a tutti i telescopi viene detto guardate lì, e lì hanno trovato questa cosa. Questa cosa ha permesso in un solo momento, in un solo evento, di studiare un fenomeno estremamente complesso, che è quello che c'è dentro la stella di neutroni, come si comporta nel momento in cui viene sottoposta a un ulteriore stress. Quindi ci ha dato delle informazioni che vanno dalla fisica nucleare all'astrofisica di questi oggetti, che è impareggiabile, cioè quel solo evento ci ha insegnato di più di quanto noi avessimo potuto sapere precedentemente. Ci ha anche spiegato, diciamo, che tutto l'oro, che è questo, vedi, oro, tutto l'oro viene da lì. Cioè che nel grande botto l'emissione, che ovviamente non è solo di radiazione elettromagnetica e di onde gravitazionali, ma anche di materia, quella materia che viene espulsa a quel punto è sotto forma di nuclei pesanti, tra i quali l'oro, il platino, tutte quelle cose utili che fanno le commodity. Se ho capito bene, quindi se domattina sul vostro davanzale trovate una fede o il polvere d'oro, quella viene da un'onda gravitazionale, quindi sappiate che nessuno l'ha persa. Adesso, per appunto, facciamo sedimentare queste informazioni, così riflettiamo bene, interiorizziamo tutte queste cose, poi ne abbiamo altre. Passiamo dai buchi neri ai tasti neri, dalle onde gravitazionali alle onde sonore, e quindi per un'esecuzione galattica chiamerei qui di nuovo il maestro Umberto Petrin per questo intermezzo musicale nel quale rifletteremo. Thank you.
Grazie maestro. Allora, abbiamo iniziato questo incontro parlando di quella che credevamo essere una piccola certezza, ovvero la gravità, invece abbiamo scoperto di avere, insomma, le idee un po' confuse. E ora, se vi dico materia, sembra che qui, che conosciamo bene, cioè materia, uno naturalmente pensa a tutto quello che si tocca, no? Quindi è facile forse capire cos'è la materia, ma è davvero così? Allora, per testare le nostre conoscenze in materia, appunto, ci vediamo questa animazione di Luca Ralli. Subito dopo il Big Bang, ma proprio subito, l'universo si è espanso rapidissimamente. Dicono che questo sia accaduto 10 alla meno 43 secondi dopo la sua nascita. Un numero decimale così piccolo da essere scritto con ben 43 zeri. E l'espansione sarebbe durata appena 10 alla meno 35 secondi. In questo tempo incredibilmente piccolo, l'universo si è allargato miliardi di volte e sono accadute un sacco di cose. Prima fra tutte, la materia ha avuto la meglio sull'antimateria. Inizialmente, infatti, materia e antimateria, l'una opposta all'altra come carica elettrica e nel modo di piroettare su loro stesse, hanno convissuto per un tempo brevissimo. Non pacificamente, a dire il vero, tant'è che le particelle dell'una e dell'altra hanno fatto una gran battaglia annientandosi le une con le altre, e questo ha generato non poca confusione e liberato un sacco di energia. Per le leggi della fisica nel nostro universo, la simmetria tra materia e antimateria dovrebbe essere perfetta. Invece non è così, e non sappiamo nemmeno come questa simmetria si sia rotta. In qualche modo la materia ha vinto, anche se per un soffio. Ne è sopravvissuta pochissima, ma comunque abbastanza da formare, nei primi minuti dopo il Big Bang, i nuclei e poi gli atomi, e poi con calma anche le stelle, i pianeti e le galassie, noi stessi e tutto ciò che conosciamo. Ma questo è avvenuto dopo, nei millenni, milioni e miliardi di anni a seguire, quando l'universo si è calmato e ha iniziato a espandersi più lentamente. Insomma, se nello scontro con l'antimateria non fosse sopravvissuta un po' di materia, non ci sarebbero le stelle e noi non esisteremmo. Non ci sarebbe proprio nulla a parte la luce. Chiaro, no? Allora, materia, poi dopo non paghi di avere la materia, vi siete inventati l'antimateria, siete stati voi a inventare l'antimateria. Uno dice, ma prima chi ce l'ha messa, no, questi soldatini qua che si combattevano? Vabbè, poi abbiamo capito che alla fine resta soltanto la materia, che è il sopravvento, quindi non è simmetrico l'universo. Ma quante forme ha la materia? Quante forme ha la materia? Allora, intanto una cosa sull'antimateria. Cioè, l'antimateria non è un mistero della natura. L'antimateria è una cosa che si produce senza troppi problemi in laboratorio, che viene trasportata molto spesso, a parte per le curiosità dei fisici che fanno tutte quelle cose lì, sbattendo protoni contro i protoni per vedere i fuochi d'artificio che ne escono e studiare le leggi della fisica, anzi no, per confermare le leggi della fisica che il teorico ci ha detto che dovevamo confermare, per carità, noi siamo non, di nostro non pensiamo. No, però c'è un uso dell'antimateria che anche mi sembra... Anche qui c'è materia e antimateria che si scontrano. C'è un uso dell'antimateria che mi sembra diciamo che faccia un gran bene all'umanità, perché nei ciclotroni degli ospedali, credo che ci sia anche a Bergamo, comunque sicuramente a Milano, gli ospedali più grandi hanno un ciclotrone. Il ciclotrone è una macchina che produce... un oggetto, fluoro 18, attraverso l'irraggiamento di un'acqua fatta con l'ossigeno 18, ma questo comunque sono tutte cose tecniche. Poi ti iniettano una bella molecola in cui c'è appiccicato il fluoro 18, lo zucchero. Lo zucchero si va a appiccicare lì dove il male c'è, perché il male consuma più zucchero che le altre parti, capita. E il fluoro 18 decade attraverso con una particella di antimateria, decade con un positrone invece che con un elettrone. Quel positrone si annichila con l'elettrone e fa appunto due raggi di luce un po' energetica che lo strumento intorno, che ti mettono intorno, rivela e ti dipinge, diciamo, tutta la regione dove si è appiccicata la molecola di zucchero. Quindi l'antimateria si fa normalmente in laboratorio anche per scopi medici.
il punto serio. Posso? Qualcuno di voi si sente di ripetere quello che ha a parte fisici teorici sperimentali nascosti. Guarda, tra voi. Guarda, c'è il disegno lì, no, ti mettono okay. dentro una bella macchina. No, ma poi io ho capito, ma lo dico per loro. Ti mettono, cioè, ti mettono dentro una bella macchina e quella, e quando esci, se per caso, e spero che non sia così per nessuno, se per caso tu avessi avuto un tumore solido, il profilo di quel tumore solido sarebbe perfettamente visibile. Dopodiché cosa ci si fa è un'altra, un'altra certo, cosa. Tanto individuato. Ma possiamo fare anche noi però su quello, con un'altra cosa, con la materia, non con l'antimateria, ma questo magari ne parliamo dopo. Okay. No, quindi il problema dell'antimateria non è un oggetto misterioso, il mistero è che è scomparsa nell'universo. Il fatto che sia scomparsa è del tutto evidente, perché come abbiamo capito, se stava qui noi non c'eravamo, cioè, non vorremmo combattere quella battaglia. C'era ora un antiferrone, ora un antimasiero, un antifafone. Esatto, ora è qui. Quindi, diciamo, dal punto di vista, tra l'altro, dell'unica forza che fino a qui è stata discussa amabilmente, materia e antimateria è la stessa cosa, non è che per rispetto alla gravità la materia e l'antimateria sono perfettamente identiche, anzi potremmo dire che è materia tutto quello che sente l'effetto della gravità. Sfortunatamente c'è un'altra cosa che sente l'effetto della gravità e che noi non vediamo, che non è né materia né antimateria, che è materia oscura. Dopo, non troppa roba. L'ho detto, ho pronunciato la parola, mica la stavo per spiegare, ho detto materia oscura. Ok, allora Antonio, l'antimateria ha vissuto un po' prima di essere annientata, diciamo, dalla materia, no? I fisici sperimentali, come abbiamo capito, non sanno granché, no? Questa cosa qua, ma tu hai un'idea di cosa è successo, ve la siete fatta voi fisici teorici, perché insomma poi simmetria, no? Sembra che tutto debba essere simmetrico, l'universo invece così non è, quindi insomma spiegaci un po' meglio cos'è questi equilibri precari. Questo va ammesso anche dai teorici che è un grande problema che abbiamo davanti, perché appunto l'idea è che, come diceva prima Nando, noi nelle nostre macchine acceleratrici vediamo tanta materia quanta antimateria. Quindi uno dice, ma quando è cominciato l'universo c'era più materia o antimateria? Beh, siccome non c'è nessun criterio di preferenza per l'una per l'altra, uno immagina che questo primo universo fosse come un grande acceleratore, cioè ad alta temperatura, ad alta energia, ci fosse tanta materia quanto antimateria. Allora uno dice, sì, però come abbiamo visto dal filmato, ogni particella di materia ha ucciso una di antimateria e alla fine la battaglia ha dato morti tutti da una parte e dall'altra i due eserciti. Ecco, allora diciamo, noi abbiamo avuto una cinquantina d'anni fa un fisico russo che si chiamava Sakharov, tra l'altro famoso, che era dissidente a quel tempo dell'Unione Sovietica, e questo Sakharov dice, guardate, ci vogliono tre condizioni famose. E allora la prima è che bisogna che ci sia un nuovo tipo di forza che in qualche modo distingue tra materia e antimateria. La seconda è molto interessante, cioè bisogna che ci sia una violazione, diciamo così, della freccia del tempo, cioè i processi fisici, differentemente dalla nostra vita normale, i processi fisici non sentono il senso del tempo, cioè un processo può andare in un senso o nell'altro, nello stesso modo. Lui dice no, bisogna che ci sia invece una freccia del tempo, cioè una direzione privilegiata. Ecco, adesso, ora uno dice, avete qualche teoria che ha queste due violazioni? Ecco, noi abbiamo una teoria che spiega tutto. Ne hanno una per qualsiasi cosa. È una teoria che spiega tutto del mondo elementare, loro l'hanno confermata, guarda, in tutti i modi possibili. Allora noi abbiamo deciso di chiamarla modello standard, proprio perché è standard, spiega tutto. Allora uno si rivolge a questo modello standard e dice, visto che spieghi tutto, mi dici come mai la materia se n'è andata, come mai l'antimateria... Ecco, allora, dentro questo modello non c'è né la violazione
di questa simmetria tra la materia e l'antimateria, e neppure la freccia del tempo è così marcata, cioè lì abbiamo trovato che c'è una violazione di questa inversione del tempo, però è troppo piccolina, noi non ci saremmo. Quindi noi siamo la prova vivente che esiste una nuova fisica al di là del modello standard, cioè se vuoi una teoria, naturalmente noi abbiamo i cassetti pieni di teorie che possono spiegare questo, peccato sì. Che non siano state ancora confermate sperimentalmente. Vabbè, dategli un attimo di tempo. Così. Di teorie no, sbagliate no. Sono lastricate le vie dell'inferno. Non raccoglie, ecco, non raccoglie vedi, la provocazione. Vedi. Ecco, e quindi, però quello che è interessante è che questa è una prova tangibile visto che ci possiamo sentire, toccare, siamo qua stasera, è una prova tangibile che esiste una nuova fisica, per il momento ancora misteriosa, nonostante le nostre teorie che appunto... Si sa che c'è, ma non si sa come. Esatto, che cosa abbia provocato questo proprio all'inizio dell'universo. Quindi, insomma, l'antimateria, abbiamo visto, in laboratorio si può creare, poi si distrugge, cioè, insomma, vabbè, prima non c'era, poi comunque si può fare, ma poi dura poco. In ogni caso, questa antimateria non è stata fortunata. Per l'antimateria X Factor finisce qui. Mentre pianeti, stelle e galassie sono fatti di sola materia, qui è, no? Sì. Giusto, anche noi siamo fatti di sola materia, e qui questa è una certezza sulla quale ci possiamo appoggiare. Però insomma il teorico e lo sperimentale appunto ci hanno fatto già capire che c'è qualcos'altro, insomma, oltre questo. La nuova fisica, la materia, sì. Come ha detto, ha accennato materia oscura, adesso non vorrei rivelare troppo presto, ma cos'è questo altro? Questo qui? Questo altro è gran parte è altro, perché quello di cui noi siamo fatti, quello che la materia che conosciamo, è una piccolissima frazione, diciamo, della materia e dell'energia che compone l'universo. E questo fatto è, diciamo, almeno, diciamo, tutta quella materia che non è materia ordinaria, è prima. L'ha detto. Materia ha detto. Oscura, materia la materia oscura è materia, quindi sente anche essa la forza gravitazionale, e infatti si è capito che c'era qualcosa in più oltre la materia ordinaria, perché se di nuovo ci si fanno un po' di conti e si guarda al moto delle stelle nelle galassie, beh, uno si aspetterebbe che se la materia è la sola materia di cui siamo fatti, man mano che si va verso le regioni più periferiche delle galassie, la velocità dei corpi celesti dovrebbe diminuire. E invece si vede che così non è. E questo come si può spiegare? Deve esistere della materia, che però non è la materia ordinaria, non è quella che noi vediamo, quella che emette luce. Infatti la chiamiamo oscura, ma in realtà è oscura anche perché non sappiamo cosa sia. E con questa noi riusciamo a spiegare le osservazioni effettuate, quindi, e riusciamo anche a capire che si estende anche al di là delle zone, diciamo, in cui si vedono le stelle nelle galassie, e che è tanta, più di quella ordinaria. Domanda. Cioè, voi vedete, avete visto che all'estremità, appunto, nella periferia dell'universo, le stelle, i pianeti, tutte le galassie si muovono alla stessa velocità, quindi non rallentano. Questo presuppone sempre noi come centro dell'universo, idea. No, nel senso, la periferia, a parte che potremmo essere anche noi, no? Nella periferia. La periferia, giusto? Delle galassie in genere, no? C'è la parte più centrale e la parte più periferica. Quindi però già nel nostro sistema solare è vero che questo i pianeti più esterni fanno più lentamente. Questo si ritrova un po' dappertutto, e quindi è proprio, alla fine è sempre... Si chiama legge, diciamo, di Kepler, la sai pure tu. Sì, vabbè. Ma io lo so, ma loro non la sanno, io dovevo dire.
E quindi c'è qualcosa in più, che però non vediamo. Uno pensava di aver risolto materia, antimateria, invece no, c'è la materia oscura che sembra essere, fra l'altro, la maggioranza, no? Della materia. Perfetto, quindi ecco, tutte le nostre certezze vanno a farsi benedire. Cerchiamo di capirne di più con un'altra animazione di Luca Ralli sulla materia oscura. La forza è potente in quest'uomo. Scomparsa dell'antimateria da sola non basta a spiegare l'esistenza dell'universo. Tutto nel cosmo si muove a velocità pazzesche. Oltre a essere trascinati nell'inarrestabile espansione dello spazio, tutti gli oggetti celesti si portano dietro un qualche moto rotatorio. La Terra, e noi con lei per esempio, ruota sul suo asse alla bellezza di 1700 km all'ora e intorno al Sole a una velocità 60 volte maggiore. L'intero sistema solare, poi, ruota a 792.000 km all'ora intorno al centro della galassia. E non solo il nostro sistema solare. I 200 miliardi di stelle della galassia, con i loro pianeti e satelliti, si muovono a questa stessa velocità. Ma come fanno a non disperdersi con tutta quella forza centrifuga? È sufficiente l'attrazione di gravità tra le stelle a tenerle insieme? I fisici lo hanno calcolato. Le stelle delle galassie, per quanto numerose, non bastano a giustificare la loro coesione. Dovrebbero essere molte di più. Inoltre, se ci fossero solo stelle, quelle più lontane dal centro della galassia dovrebbero muoversi più lentamente di quelle vicine, come prevedono le leggi di Keplero. Invece ruotano alla stessa velocità, come se qualcosa le accelerasse. Qualcosa di invisibile e poco conosciuto, che abbiamo chiamato materia oscura. Sono diversi gli indizi della sua esistenza, quasi tutti legati ai suoi effetti gravitazionali. Questo ha permesso di calcolare quant'è la materia oscura in tutto l'universo. È 6 volte più abbondante della materia normale. Ma anche così i conti non tornano, perché materia e materia oscura insieme spiegano solo il 26% dell'universo. Sembrerebbe dominare l'espansione del cosmo una forma di energia ancora più misteriosa della materia oscura. È l'energia oscura, il 74% di tutto. Ma questa è un'altra storia. Sarei tentato di abbandonare qui. Che fatica. È infinita sta cosa qua, non si riesce ad arrivare alla fine, capire come siamo. Vabbè. Allora, stelle, pianeti, galassie, abbiamo detto, fanno circa il 4% dell'universo, uno pensa che siano tutto, no? Invece tutto il resto è questa forma oscura di energia di cui non sapete nulla, voi, figuriamoci noi quanto ne sappiamo. La chiamate oscura, a parte che insomma svolge un ruolo anche utile, no? Perché appunto oltre a quello che fa la forza gravitazionale, appunto questa materia oscura tiene insieme l'universo e tutto. Quindi è oscura semplicemente perché se ne sa poco, la si conosce poco. No, non è un po' inquietante pensare che sappiamo così poco ancora? Sì, senz'altro inquietante, ma appunto la bellezza della fisica è proprio questo, che inquieta, cioè nel senso che più capiamo, più ci sono questi misteri che si spalancano davanti a noi. Per esempio, per la materia oscura noi sappiamo bene che esiste, abbiamo delle prove, come abbiamo sentito. Adesso, allora, uno dice, vabbè, di che cosa è fatta quindi questa materia oscura? Prima di tutto non potrebbe essere fatta da materia ordinaria, cioè i nostri atomi, che però non emettono luce, quindi non la vediamo, non è una prescrizione del medico che la materia debba necessariamente emettere radiazione. Ecco, noi sappiamo proprio dall'informazione su quello che è successo nei primi istanti dell'universo, dalle osservazioni sperimentali che sono state fatte, sappiamo che in realtà la materia è poca nell'universo, cioè non può essere quella materia che abbiamo visto dà questi grandi effetti gravitazionali. Quindi la materia in più che c'è non è fatta degli stessi atomi di cui tu sei fatto, io sono fatto, il Sole è fatto e così via. Allora uno dice, che altre particelle ci sono? Di cosa è fatta questa materia oscura? Di nuovo, allora andiamo dal modello standard, dice, caro modello, tu sei il modello standard che spieghi tutta la,
le particelle elementari, le forze fondamentali. Mi sai dire, hai qualche candidato che possa fare da materia oscura? È un modello standard, dice, beh, vediamo un attimo. Allora, intanto c'è il bosone di Higgs, uno dice, il bosone di Higgs serve a tante cose, da massa a tutti, eccetera. Non potrebbe essere lui stesso la materia oscura? No. Vedi, il bosone di Higgs dopo un po' decade in altre particelle, la materia oscura c'è oggi qua, deve essere stabile, e quindi niente, il bosone. Non è lui. C'è un'altra particella molto carina, che se vuoi è quella che mi è più simpatica tra tutte le particelle, che si chiama neutrino, piccola piccola, neutra, perché sennò non l'avrebbero chiamato neutrino. Mm-hmm. Uno dice, ecco, quella, siccome ce ne sono tantissimi di neutrini, praticamente sono più o meno nello stesso numero dei fotoni, eccolo, l'ho trovato, è lui la particella dappertutto, ed è niente da fare. Il neutrino non riesce a far tenere insieme, diciamo, a far crescere, insomma, queste galassie, cioè non saremmo qua se fossero i neutrini. Quindi dice, allora, ma sai che c'è? Ma perché ci devo pensare io a trovarla? Facciamola trovare ai fisici sperimentali, no? Perché io intanto già l'ho teorizzata, esiste, deve essere per forza così. Noi di candidati, guarda, ne abbiamo offerti, cioè perché praticamente ogni teoria che va al di là di questo modello standard offre dei candidati in materia oscura. Peccato che al momento, quando hai tanti candidati, vuol dire che non hai il candidato che è quello. E quindi la state cercando, ma come fate a cercare qualcosa che non sapete come è fatta? E questa è una grande domanda che ovviamente ha a che fare con i limiti dell'essere umano, il quale non si pone problemi che tipicamente non sa risolvere, no? Perché questi qui ci hanno detto che la materia oscura può essere qualunque cosa tra 20 ordini di grandezza meno della massa di un elettrone fino a dei piccoli buchi neri, che comunque per quanto siano piccoli, quindi temo che peseranno qualche tonnellata, va bene? C'è un'estensione infinita, quindi noi, diciamo, cercare lì in mezzo è esatto, durissimo. Ma noi siamo pragmatici, abbiamo colto il messaggio, abbiamo detto questi li sappiamo cercare? No, questi li sappiamo? No. Quello che sapremmo cercare sono particelle, come le altre, che però siano fatte di materia oscura, quindi diciamo non fanno luce, non, gli strumenti normali con cui le cerchiamo non sarebbero buoni, tranne che potrebbero, non ho detto che lo farebbero, potrebbero ogni tanto interagire con la materia ordinaria, dandogli un colpo, no? Arriva questo particella, particellina, particellona, e urta un nucleo. Di solito non lo fa perché l'interazione deve essere per forza debole, sennò qui sentirei tutte le botte della materia oscura che mi vengono addosso, starei certo urlando dal dolore, e non è il caso. Quindi ogni tanto però può succedere che questo urto avvenga. Allora, se questo urto avviene, bisogna trovarlo. Siccome è raro, e siccome io sono urtato come tutti voi, non pensate che siete esenti, dai raggi cosmici che vi urtano con un muone, tu ne hai presi sicuramente già una decina da quando sto parlando. Stanno arrivando tutti. Sì, sì, anche tu ne hai presi una decina da quando sto parlando. E, chiaramente non può funzionare che io adesso metto qui uno scatolone che chiamerò rivelatore di materia oscura, lo metto qui e vedo la materia oscura. No, perché tutto quello che vedo saranno le interazioni dei muoni e non saprei comunque distinguere la materia oscura da quelli. Allora mi vado a mettere nelle profondità della Terra, per esempio nei laboratori nazionali del Gran Sasso, ecco, dove i muoni, diciamo, non arrivano tipicamente. Sì, va bene, arriverà uno ogni tanto, uno al giorno. I muoni non... I muoni, Non siamo in Veneto, anche se... I muoni no. E lì abbiamo costruito dei grandi esperimenti da tonnellate, va bene, tonnellate, che se arrivasse una particella di materia oscura che decidesse di spostare un nucleo, noi capiremmo che il nucleo si è spostato, quello è facile, diciamo, è fisica sperimentale da laboratorio, e non è ancora successo. Vabbè, ho capito perché ti sei spostato sotto al Gran Sasso dalla Sapienza, per andare a dare la caccia ai moni e anche alla materia. Se ne trovi qualcuno...
Comunque non siamo, troppi, non siamo momento, così quindi... limitati di mente, cioè non è che no, se no, ne... ma la mente no, ma li, la cerchiamo anche attraverso fenomeni di annigilazione che potrebbe avere la materia oscura nello spazio e quindi con i satelliti che stanno lì, no? Che guardano lo spazio. Insomma, la materia oscura ha le ore contate, cioè il professor Ferroni e la sua squadra. Temo di no, perché noi stiamo guardando una finestra molto limitata di 2-3 ordini di grandezza, no? In quella scala sì, che lui famosa. Ci ha proposto, che ce n'ha 40 però di ordini di grandezza, capisci? Prima di arrivare agli altri, così. Ma noi che ci importa? Noi abbiamo scoperto le onde gravitazionali, giusto? Grazie a Virgo. Giusto. Giusto. Però insomma volevo capire il tuo grado di frustrazione per questo fatto che insomma sono secoli, no, che studiamo l'universo e tutto e soltanto al 4% di conoscenza siamo. Come dire, è qui il bello, non so. Beh, insomma è un 4%, sembra poco, però tutto meglio sommato, ma ci ha fatto capire un sacco di cose. Alla fine questo modello standard funziona splendidamente. Il bosone di Higgs, no? Il bosone di Higgs è il modello standard e lo prevedeva, quindi è qualcosa di fantastico, però è chiaro che ci sono delle evidenze sperimentali che non ci si accomodano, la simmetria della materia con l'antimateria, la materia oscura, l'energia oscura, anche alcune proprietà dei neutrini che piacciono tanto ad Antonio, insomma queste sono cose che là dentro non ci stanno e quindi in qualche modo, come dire, siamo nella felice condizione socratica, so di non sapere e poi alla fine però è veramente questa, no, la molla, questo è il motore che fa avanzare la conoscenza, quindi per un fisico questo, come dire, è il sale della vita. Evviva! Allora adesso... Per introdurre la terza parte, i nuovi orizzonti, i nuovi scenari appunto che andremo ad affrontare, c'è un'illuminante lettura di Maria Giulia Scarcella, accompagnata al piano dal maestro Umberto Petrin, vi pregherei di rientrare, un racconto di Buzzati dal titolo I sette messaggeri. Partito a esplorare il regno di mio padre, di giorno in giorno vado allontanandomi dalla città e le notizie che mi giungono si fanno sempre più rare. Credevo alla partenza che in poche settimane avrei facilmente raggiunto i confini del regno. Invece ho continuato a incontrare sempre nuove genti e paesi.
Sebbene spensierato, mi preoccupai di poter comunicare durante il viaggio con i miei cari. E fra i cavalieri della scorta scelsi i 7 migliori che mi servissero da messaggeri. Per distinguerli facilmente, imposi i loro nomi con le iniziali alfabeticamente progressive: Alessandro, Bartolomeo, Caio, Domenico, Ettore, Federico, Gregorio. Non uso alla lontananza dalla mia casa, vi spedii il primo, Alessandro, fin dalla sera del mio secondo giorno di viaggio, quando avevamo percorso già un'ottantina di leghe. La sera dopo, per assicurarmi la continuità delle comunicazioni, inviai il secondo, poi il terzo, poi il quarto consecutivamente, fino all'ottava sera di viaggio, in cui partì Gregorio. Il primo non era ancora tornato. Ci raggiunse la decima sera, mentre stavamo disponendo il campo per la notte in una valle disabitata. Seppi da Alessandro che la sua rapidità era stata inferiore al previsto. In una giornata, mentre noi avanzavamo di 40 leghe, lui ne divorava 60, ma non di più. Così fu degli altri. Bartolomeo, partito per la città alla terza sera di viaggio, ci raggiunse alla quindicesima. Caio, partito alla quarta, alla ventesima solo fu di ritorno. Allontanandoci sempre più dalla capitale, l'itinerario dei messi si faceva ogni volta più lungo. Dopo 50 giorni di cammino, questo intervallo divenne di 25 giorni. La voce della mia città diveniva in tal modo sempre più fioca. Intere settimane passavano senza che io ne avessi alcuna notizia, ed essi mi recavano oramai notizie lontane. Invano cercavo di persuadermi che le nuvole trascorrenti sopra di me fossero uguali a quelle della mia fanciullezza, che il cielo della città lontana non fosse diverso dalla cupola azzurra che mi sovrastava, che l'aria fosse la stessa, uguale il soffio del vento, identiche le voci degli uccelli. Erano già passati 4 anni dalla mia partenza, ben 20 mesi di silenzio e di solitudine intercorrevano ora fra le successive comparse dei messaggeri. Mi portavano curiose lettere ingiallite dal tempo, e in esse trovavo nomi dimenticati, modi di dire a me insoliti, sentimenti che non riuscivo a capire. Il quinto messaggero, Ettore, che mi raggiungerà Dio volendo tra 1 anno e 8 mesi, non potrà ripartire perché non farebbe più in tempo a tornare. E quanto più procedo, più vado convincendomi che non esiste frontiera, almeno non nel senso che noi siamo abituati a pensare. Non ci sono muraglie di separazione, né valli divisorie, né montagne che chiudano il passo. Probabilmente varcherò il limite senza accorgermene neppure e continuerò ad andare avanti, ignaro. Maria Giulia Scarcella, Umberto Petrin. Allora, lo spazio, questo è facile, questo lo conosciamo, sappiamo bene cos'è, 3 dimensioni, lineare, al quadrato, al cubo, lo sappiamo misurare, no? Questo insomma non ci mettete in difficoltà. Allora, noi, Antonio, a che punto siamo dello spazio? Noi abbiamo conosciuto Spazio 1999, pure Star Trek, Ultima Frontiera, insomma lo spazio lo frequentiamo anche attraverso le serie TV. Noi in che punto siamo nello spazio
E dopo lo spazio, cioè dove finisce? Fuori che c'è fuori dallo spazio conosciuto? Non fare così. Sì, dunque, guarda, questa sera appunto si vede proprio come ogni certezza è destinata a sgretolarsi, perché appunto noi lo spazio, diciamo, come no, lo conosciamo fin da piccoli, insomma, no? I tre lati, le tre dimensioni della stanza, e pensiamo allo spazio come una specie di grande palcoscenico in cui tutte le vicende si svolgono, dove c'è una linea che è la linea del tempo, dove si dispongono tutti i vari eventi. Ecco, questa visione, che è la visione, la grande visione di Newton, di uno spazio fisso, un palcoscenico assoluto, un tempo assoluto che scorre, è in realtà la visione quello che sentiamo noi, dello spazio e del tempo. Ecco, Einstein ci ha completamente scosso in questa certezza, cioè ci ha detto no, guardate, lo spazio in realtà lo crea la materia che c'è, il tempo stesso, vedi, appunto, prima abbiamo detto i buchi neri hanno una curvatura massima, lo spazio è curvato nella sua, ma in realtà è lo spazio-tempo, per cui anche il tempo si ferma all'interno. E quindi, diciamo, tempo e spazio non sono un qualcosa di prestabilito dove è arrivato poi l'universo con la sua storia. E in realtà spazio e tempo sono creati dalla presenza stessa della materia e da come la materia si muove in questi. Ecco, per cui, per esempio, la domanda, no, che qualcuno pone sempre, ma vabbè, voi siete arrivati al tempo T uguale a zero, a questo Big Bang da cui parte l'universo, cosa c'era prima? Cosa c'era prima che cominciasse? Cioè, cosa c'era il tempo T meno uno? Ecco, in realtà la domanda proprio non ha senso, cioè il tempo stesso, come anche lo spazio, è un frutto, diciamo, di questo. Ecco, allora, come facciamo noi a risalire? Perché chiaramente per capire l'origine di questo spazio e tempo bisogna proprio risalire all'origine, no? A quando c'è stata questa produzione dello spazio-tempo. Ecco, come abbiamo sentito prima, abbiamo una fortuna, quella che diceva Buzzati nel suo racconto, cioè abbiamo la luce che impiega un certo tempo per arrivare a una velocità molto grande, ma finita, non infinita. Ecco che allora noi vediamo informazioni che ci arrivano, che sono le lettere ingiallite prima del racconto di Buzzati, cioè queste informazioni ci provengono da oggetti che in realtà hanno mandato queste informazioni, che possono essere la luce ma anche le onde gravitazionali, che ci arrivano da un tempo sempre più distante. D'altra parte però l'universo si è espanso all'inizio in una maniera così veloce che noi, proprio come succedeva per i messaggeri del racconto, a un certo momento non riusciamo a vedere più in là, diciamo, perché noi vediamo tutti i segnali che ci arrivano da 14 miliardi d'anni, ma non, ci sono regioni che noi non vediamo. Ecco, lì, diciamo, le nostre teorie combinate con le osservazioni sperimentali, e adesso diciamo la verità poi anche qua al pubblico, in realtà poi ognuno ha bisogno dell'altro, guarda, lo concediamo per stasera. Come Sandra e Raimondo. Esatto. Noi stiamo cercando di trovare dei segnali proprio che ci dicano come questo spazio e tempo si siano originati proprio dal Big Bang stesso. Ma anche qui non è compito vostro, e allora voi che dovete lavorare quello, appunto lì in laboratorio, quello che ha... non vi arrendete, no, a questa ricerca, anche se appunto è ardua. No, ma questa è più facile, diciamo, un po' più costosa, ma più facile. Perché allora, costosa? Molto dico. Ok. Dunque, la luce di cui lui parla, questi messaggeri luminosi, sì, hanno un problema. Il problema è che prima di 380.000 anni dopo il Big Bang, prima,
La luce era intrappolata nel plasma, diciamo, caotico che governava e che riempiva l'universo. Quindi noi non possiamo osservare segnali luminosi che vengano da prima di 380.000 anni dopo l'inizio del Big Bang. Quindi c'è una barriera. Per buono, non è che adesso dobbiamo stare a confutare. Ecco, c'è okay. Una barriera. Sì. Cosa è successo prima? Questo non ce lo dice l'osservazione dei nostri telescopi, radiotelescopi, quello che volete. C'è un modo però, noi sappiamo che l'universo prima era bello caldo, no? Insomma c'era una densità di energia, e questo noi, sebbene non su quella scala, ma su scale microscopiche, lo possiamo ricreare con gli acceleratori di particelle. Cioè noi possiamo far scontrare due particelle, un protone con un altro protone, e in quella piccola regione delimitata da questi due oggetti minuscoli ma pur sempre finiti, possiamo creare una densità d'energia, o se volete portare la materia a una temperatura che equivale a quella che c'era in un certo istante dopo il Big Bang. Che assomiglia a quella lì. Assomiglia a quella lì. Il Large Hadron Collider del CERN ci fa fare un viaggio nel tempo fino a sostanzialmente frazioni di miliardesimo di secondo dopo il Big Bang. E quindi lì, in quel piccolo, volume di spazio-tempo, vengono create le stesse particelle che saranno state create in quel momento dell'universo. Questa è l'informazione che noi possiamo ottenere. Ed è una simulazione, ovviamente. Ma che simulazione? No, è proprio uguale. Quelli si scontrano veramente, tanto che mi pare che... Tanto che mi pare che a un certo punto c'era stato anche un momento di panico, perché qualcuno ha detto: ma allora questi fanno anche i buchi neri? No, cioè, a Ginevra? A Ginevra, sì, il buco nero a Ginevra. Pensa se si inghiottiva tutto il denaro, no, che sta nel caveau delle banche di Ginevra. Cioè sarebbe stato un momento drammatico. Infatti credo che i più preoccupati fossero i banchieri. Il tunnel già, perché c'era chi parlava del tunnel. Esatto, fossero i banchieri che volevano mettere tutto l'oro nel tunnel che andava verso il Gran Sasso. Però, in realtà diciamo, poi ci siamo messi pure a fare i conti seriamente, perché tutte le minacce vanno prese sul serio, e abbiamo detto che insomma il buco nero non sembrava possibile farlo, e se anche lo facevamo era uno buono, era un buco nero che poi spariva subito. Quindi no, le nostre informazioni dopo quella barriera luminosa le possiamo solo andare a cercare con gli acceleratori di particelle, cercando di riprodurre quello che anche la materia oscura, che dovrebbe essere stata creata in quella fase dell'universo, noi speriamo, e uno dei modi di cercarla è produrla attraverso i nostri acceleratori di particelle. Quindi a forza di tentativi sperate di fare luce. Il motto è provando e riprovando, è quello dell'Accademia del Cimento, su via. Quindi voi fate scontrare queste particelle, cos'erano, due protoni stavolta, varie tipologie di particelle. E sapete sempre cosa si genererà, oppure vi aspettate una sorpresa, qualcosa di nuovo da un momento all'altro? Beh, diciamo, finora quello che abbiamo visto era previsto. Nessuna sorpresa, quindi. Però, diciamo, qualcosa ci dovrà pure essere, perché abbiamo capito che questo modello standard non finisce lì, insomma, non si esaurisce lì la questione. Quindi gli sviluppi, no, che si vogliono fare ancora su queste macchine acceleratrici, aumentarne l'energia, il numero di collisioni, lo facciamo perché vogliamo esplorare quello che c'è oltre, magari, no? Quello che c'è a energie più alte, e quello è tutto da capire. Ma stai parlando di nuova fisica, anche tu? Sì, magari sì, anzi. Quella che appunto quello che ci consentirà, il fisico teorico prima ha buttato là, questa nuova fisica, no? Nella quale finiscono... questa forma, no? Consistente alle osservazioni che pure stiamo facendo. Quindi a rimettere insieme un po' questi i tasselli di questo puzzle. Ma cosa si sta lavorando adesso al CERN? Cosa, oltre a fare scontrare particelle, insomma, cosa avete previsto? Cosa gli avete dato? Quale patata bollente gli avete dato in mano, appunto, tra le previsioni? Diciamo,
Ecco, appunto, la caratteristica un po' di questa nuova fisica è che noi sappiamo che c'è, sappiamo delle caratteristiche, per esempio quella che costituisce la materia oscura e così via, però ecco, non abbiamo in questo caso, come nel caso del modello standard che diceva, guarda, ci deve essere un qualcosa tipo il bosone di Higgs, vai e cercalo. Ecco, in questo caso noi abbiamo varie teorie, per esempio prima abbiamo nominato la parola simmetria, allora uno può pensare di cercare simmetrie sempre più grandi, ad esempio la simmetria più grande compatibile con le teorie che abbiamo. Uno può chiedersi, per esempio, ma abbiamo parlato prima delle tre dimensioni dello spazio e di una dimensione del tempo, no? Quella, sì. Lo spazio, quale dimensione? Beh, perché proprio 4? Te lo sei mai chiesto? 47. Esatto. Mi stavo giusto chiedendo se noi disponiamo dei codici sufficienti per interpretare tutto quello che non conosciamo, perché appunto la nostra mente concepisce le tre dimensioni, forse ci mette appunto la quarta, le tre che si spostano nel tempo, ma già immaginare una quinta ci sembra impossibile, quindi riuscirete voi, noi non ci proviamo. Ma vedo che ti stai lanciando. Mi appassiona proprio. Appunto a trovare i codici per interpretare tutto quello che non si conosce. Ecco, allora, quello che è importante è che queste cose che ho detto che sembrano molto astratte, no? Una nuova simmetria, nuove dimensioni, queste qua sono nell'ambito di teorie, per esempio di sicuro anche avrete visto sui giornali parole come supersimmetria, teoria della stringa. Ecco, allora, queste proposte fatte al di là del modello standard implicano proprio nuove particelle che potrebbero essere dietro l'angolo. Nota il condizionale. Potrebbero essere dietro l'angolo, cioè nel senso che veramente una macchina come l'LHC del CERN di Ginevra esplora una regione completamente nuova, ma noi la esploriamo non solo con le macchine acceleratrici, la stiamo esplorando nel cielo, sotto al Gran Sasso, addirittura siamo andati a 3.000 metri sotto il livello del mare, in cerca, ad esempio, di quei famosi neutrini simpatici di cui dicevo prima, prodotti da sorgenti cosmiche. Quindi la nostra ricerca è a tutto campo di queste particelle nuove che, ripeto, devono esistere. Se vuoi, è l'aspetto più affascinante che abbiamo, io lo dico sempre anche ai miei studenti adesso, cioè, guardate, stiamo vivendo in un momento in cui c'è il momento di crisi, la crisi può essere salutare, in questo caso è proprio salutare, nel senso che noi sappiamo che il modello standard delle particelle e il modello standard del cosmo non riescono a rispondere a quei problemi fondamentali che abbiamo messo in rilievo stasera. Quindi sappiamo che c'è questa nuova fisica, quindi si è aperta una crisi nei modelli standard che abbiamo, ecco che allora la conoscenza fa proprio un salto nel momento in cui devi abbandonare certi paradigmi e trovare uno di nuovo. La domanda che non è qui, ma noi queste osservazioni appunto le portate avanti con gli strumenti che sono sulla Terra, appunto comunque sotto il Gran Sasso, 3.000 metri sotto al mare, ma c'è qualcosa che è stato scoperto invece con delle sonde, appunto sto pensando a quella che è andata su Marte, oppure non lo so, da punti di osservazione diversi da quelli terrestri, c'è qualcosa di diverso oppure non cambia niente, insomma, fare l'osservazione dal nostro pianeta o da un altro? Perché tanto sempre qua vicino siamo sempre qua vicino, è la stessa cosa. Infatti quello che diciamo, se dobbiamo trovare qualcosa di diverso ci dobbiamo spingere un po' proprio ai confini, no? E allora un modo era quello che diceva Nando, con gli acceleratori di particelle cerchiamo di riprodurre le condizioni dei primi istanti di vita dell'universo. Un'altra possibilità per il futuro, perché gli strumenti che ora abbiamo, gli interferometri che ora abbiamo, non sono in grado di misurare dei segnali così piccoli, ma diciamo che studiando le onde gravitazionali in principio è possibile
tramite proprio la misura delle onde gravitazionali, risalire anche lì ai primissimi istanti di vita dell'universo. Quindi quell'immagine che noi abbiamo, no? Che si ferma con la luce a 300-400 mila anni dopo il Big Bang, invece usando le onde gravitazionali anziché quelle elettromagnetiche, noi potremmo avere un'immagine dell'universo appena nato. Quindi le onde gravitazionali, che fanno comunque parte del modello standard, potrebbero essere... In realtà no. Potrebbero far parte appunto della nuova fisica. Sì, perché la gravità non si accomoda nel modello standard. Un'altra cosa, cioè il modello standard descrive molto bene tutte le interazioni fondamentali tranne quella gravitazionale. E quindi onde gravitazionali le spostiamo sulla meccanica nuova fisica. Allora. Dica. Allora, onde gravitazionali, antimateria, materia oscura, bosoni, buchi neri, nuova fisica. Cioè, con tutta questa roba, come fate a decidere cos'è più importante? Cioè, qual è quali priorità date agli esperimenti che dovete condurre? Posso dare una risposta molto nobile o una risposta molto pratica? Entrambe. Allora, la risposta nobile è che ovviamente noi abbiamo tutto una quantità di problemi aperti davanti a noi e potremmo partire dal più fondamentale e cominciare ad affrontare quello e poi arrivare a quelli di valore inferiore. La risposta meno nobile è quella che ognuno di noi ha ogni persona che fa fisica, diciamo, ha una sua idea di cosa vorrebbe fare e soprattutto, di solito, se non è un pazzo, la confronta con le sue capacità di fare poi quello che propone e che vorrebbe fare. Allora, io ho un'idea. Quest'idea viene condivisa da un pezzo della comunità, quindi si forma una comunità che dice: vogliamo fare un esperimento che cerca l'energia oscura. Va bene? Allora, già se questi vengono qui vengono bocciati immediatamente dall'agenzia finanziatrice perché vengono giudicati dei pazzi furibondi. Comunque no. Scusa, idea in questo caso è sinonimo di teoria? Cioè tu hai una teoria? C'ho un'idea di come costruire un rivelatore. Diciamo, quindi pratica. Okay. Allora, dopodiché, quindi, riunita intorno a me questa comunità, vado da... sono loro, vengono da me, no? Che io sono la funding agent, quello che c'ha i soldi. Se uno è il presidente a fare, se no... Appunto, so che ce la fa fare, e dice: guarda, noi vorremmo fare questo esperimento, ma bella idea, quindi ci sono tutti i comitati scientifici che dicono: bellissimo. Poi c'è l'ultima domanda che arriva, no? Dice: ma lo sapete fare? E io dico: no, qui dobbiamo studiare, imparare la tecnologia, e fino a lì va ancora bene, nota, una tecnologia che si sviluppa, una tecnologia che poi verrà sicuramente trasferita alla società, farà grandi benefici, eccetera, eccetera. Quindi, quella era la penultima domanda. L'ultima è: ma ce l'avete i soldi? È qui. Allora, se tu valuti che quell'esperimento, va bene, costa 50 miliardi, mi dispiace, non si può fare, è una bella idea, ma rimane il fatto che non si può fare. È per questo che poi andate in America, perché là ce l'hanno 50. Ma te pare, ce ne abbiamo molti più noi di soldi che gli americani per fare questa fisica. Non subito, ma a breve adesso. No, è vero che... È vero che le nuove manovre. No, ma ci sono... Un po' di pazienza, un attimo. Ci sono quelli che mettono in difficoltà i presidenti degli enti di ricerca, no? Perché dicono: ma scusa, tu vai lì e convincili che un F-35 è inutile, no? E che ci diano i soldi a noi per trovare la risposta alle onde gravitazionali primordiali, va bene? Ora, devo dire che, nonostante che ho pure la faccia tosta, ma insomma, non mi è mai riuscita questa mossa, capito? E siamo arrivati quindi al vero motivo per cui siete qui questa sera. Al vostro buon cuore, signori, se potete contribuire con far procedere la ricerca, quello che avete in tasca, insomma, non è che uno deve chiedere di più. Va bene, il nostro incontro termina qui, ringraziamento ovviamente a tutte le persone che hanno lavorato affinché avvenisse, quindi i tecnici, la regia e ancora una volta a Maria Giulia Scarcella e a Umberto Petrin, ma soprattutto a chi ci ha illuminato appunto con materia, antimateria, bosoni e non buchi neri, che quelli non illuminano ma trattengono la luce. Grazie quindi alla professoressa Viviana Fafone.
al professor Antonio Masiero e al professor Fernando Ferroni. Grazie a tutti voi e viva Bergamo Scienze. Buona serata.